Okay. Yeah. Okay. Yeah. Mi manca. Day. Bay. Ok, mi manca il barbershop. È da un anno che non vado dal barbiere. Guarda il mio lineup, ora come sta. Presto osservandomi starà ora scuotendo la testa, chiedendosi quel negro ma cosa diavolo aspetta a darci un taglio. Se l'internet mi aveva preso come suo bersaglio, sognavo diventare popolare fino a quando la popolarità non mi è piombata tra le mani per sbaglio, come cita la Staglio. Mi trovo adesso dentro quel salone nigeriano, come se impiegati non parlano manco italiano. Ma la pelle è quella che conta, è tutto ciò che abbiamo, la lingua universale che tutti quanti noi parliamo. Conversazione del più e del meno con un cliente seduto vicino a me. Viene a farsi una sfumatura ogni due settimane. Il tipo sembra uno spazzatore che vedi nei film a me. Ricani, grisdolati, hey frost bianca e una giacca a carcani. La guardo e non sono da fabbrica con le due mani. Al che gli chiedo il suo lavoro, curioso l'ascolto. Risponde: sono stato in coma per quasi 10 anni. E vuoi sapere cosa mi ha insegnato? Che quello che chiami amico in realtà non lo è mai stato. E aspetta il momento in cui non ci sarai più per provarci con la donna che sembrerebbe averti sempre amato. Sì, proprio così, andranno a letto insieme evitando il mercoledì. Poiché lui è il terzo turno ogni dannato giovedì. Fa il pendolare, quindi per lui sono quasi 2 roti. Ehi, ehi, treno. E va ad avere le serpi, seno. Lucifero le dice: se vuoi ti insegno liberarti del dolore che ti angoscia. E accetta di seguirlo dritto all'inferno.